Ciao ragazzi e benvenuti nella Nerd Suit. Le news e non solo, dal mondo del cinema, delle serie TV e tanto altro, tutte racchiuse in un unico video recap. Questo è un format che ho trapiantato dal mio profilo Instagram, infatti ogni giorno pubblico diverse storie tra news, rumor e leak e quindi vi invito a seguirmi anche lì per rimanere aggiornati costantemente su tutte le novità. Il link del mio profilo Instagram è in descrizione. Ma adesso, sigla! Nerd Suit. Nicolas Cage interpreterà ufficialmente Spider-Man Noir anche nella serie live action per Prime Video. Steve Lightfoot, sceneggiatore di The Punisher, e Oren Uziel, sceneggiatore di 21 Jump Street, scriveranno la serie, mentre Henry Bradbeer, regista di Fleabag, dirigerà i primi due episodi. Spider-Man Noir sarà una serie ambientata all'interno del Sony Spider-Man Universe, SSU. Vediamo cosa combineranno. In arrivo Sugar Bandits, il nuovo film di Stefano Sollima con Will Smith. Il film sarà basato sul romanzo Devils in Exile di Chuck Hogan, che ne curerà anche la sceneggiatura. Racconta di una squadra di vigilanti guidati da un ex soldato delle forze speciali, appunto Will Smith, in prima linea contro il traffico di droga a Boston. Ufficialmente in sviluppo per Prime una serie live action tratta dalla saga videoludica di Tomb Raider. Phoebe Waller-Bridge, precedentemente rumoreggiata come prossima interprete del personaggio, si occuperà solamente della scrittura della serie. Il nuovo volto di Lara Croft invece è ancora in fase di casting. Chi vorreste vedere? La nuova serie dei Marvel Studios, o meglio, adesso Marvel Television su Agatha Harkness, ha una data d'uscita ufficiale. I primi due episodi della serie arriveranno il 19 settembre su Disney+. Al Disney Upfront, tra le altre rivelazioni, è stato svelato che l'infinità di titoli che questa serie ha avuto nel corso degli anni facevano parte della campagna marketing, perché con un piccolo teaser musicato e animato scopriamo che It's been Agatha all along. Vogliamo crederci? Ma, in caso fosse stata un'idea arrivata all'ultimo, comunque una trovata molto interessante. Keanu Reeves, Kirsten Dunst e Daniel Brühl sono entrati ufficialmente nel cast di The Entertainment System Is Down. No, non c'entrano niente i SOAD, mi sono esaltato all'inizio quando avevo letto queste due paroline, ma è il titolo del prossimo film di Ruben Östlund, regista di Triangle of Sadness e di The Square. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2025 ed il film presenterà un viaggio aereo in cui, per un guasto, i vari schermi non funzionano più e i passeggeri saranno costretti ad interagire tra di loro. Nel 2025 probabilmente un incubo. Oscar Isaac è entrato ufficialmente nel cast del film animato King of the Kings, nel ruolo di... Gesù Cristo. Già. Forest Whitaker è stato scelto per dare la voce all'Apostolo Pietro, mentre nel cast sono già presenti Kenneth Branagh, Uma Thurman e Roman Griffin Davis. Il regista è Seong Ho-jung. È stata rilasciata la prima immagine ufficiale di Peter Pan Neverland Nightmare, l'horror su Peter Pan che vedrà Wendy Darling nel tentativo di salvare suo fratello Michael dalle grinfie del malvagio Peter Pan. Lungo la strada incontra Trilli, che in questa versione contorta della storia farà uso di eroina convinta che si tratti di polvere di fata. Sceneggiatore e regista del film Scott Chambers, ovvero il nuovo volto di Christopher Robin in Winnie the Pooh Sangue e Miele. Mentre aspettiamo l'uscita di Kinds of Kindness, fra qualche settimana arrivano nuove notizie dal prossimo film di Yorgos Lanthimos. Si chiamerà Bugonia e sarà vagamente ispirato al film sudcoreano Save the Green Planet, in cui un semplice uomo viene catturato e torturato da un disagiato che lo crede un alieno con l'obiettivo di distruggere la Terra. Nel cast confermati già Emma Stone, e questa sarebbe la sesta collaborazione con il regista greco, nonché la seconda con Kinds of Kindness di Jesse Plemons, che tornerà anche in Bugonia. L'uscita del film è prevista per il prossimo anno. Adesso vediamo i trailer e i poster usciti questa settimana. Il primo poster di Night Beach, film tratto dall'omonimo romanzo, con Amy Adams che interpreta una donna convinta di diventare un cane di notte. Il film arriverà a dicembre nelle sale americane, non c'è ancora una data italiana. Rilasciato il primo teaser trailer di Megalopolis, film che probabilmente cambierà il mondo del cinema, che ha diviso completamente il pubblico e i critici a Cannes, e che sinceramente non vedo l'ora di vedere. Non si ha ancora una data italiana, ma a me basta che esca in Italia. Grazie mille Eagle Pictures. Primo poster e primo teaser trailer della seconda stagione del Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, in arrivo su Prime il 29 agosto. Nuovo poster e trailer di Wicked, in arrivo il 27 novembre in Italia. Teaser trailer della serie prequel Dune Prophecy, in arrivo nell'autunno 2024 su Max in America, speriamo arrivi anche in Italia. Trailer e poster di Assassin's Creed Shadows, in arrivo il 15 novembre 2024. Nuovo poster di Kinds of Kindness, in arrivo il 6 giugno.
E infine nuovo poster dell'horror con Nicolas Cage, Long Legs, in arrivo in America il 12 luglio. Ancora non abbiamo una data italiana, ma arriverà nel nostro paese. Continuiamo con le altre notizie della settimana, perché Carrie Ann Moss è entrata nel cast della seconda stagione di Fubar con Arnold Schwarzenegger per Netflix, Edgar Wright è in trattative per dirigere il remake di Barbarella con Sydney Sweeney, Andrew Garfield è in trattative per entrare nel cast del prossimo film di Luca Guadagnino, After the Hunt, al fianco di Julia Roberts. Rinnovata per una quinta stagione The Boys da Prime, secondo i piani originali la quinta sarebbe dovuta essere l'ultima, ma questo non è stato detto, sfortunatamente. La serie Mr. e Mrs. Smith è stata rinnovata sempre da Prime per una seconda stagione. È stato annunciato un sequel del film Roadhouse con Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal. Disney Plus rinnova per una quarta stagione Welcome to Wrexham. Confermata l'uscita di Daredevil Born Again su Disney Plus per marzo 2025, mentre il 27 agosto 2024 inizierà su Disney Plus la quarta stagione di Only Murders in the Building. Mortal Kombat 2 arriverà nelle sale americane anche in IMAX il 24 ottobre 2025. Supergirl Woman of Tomorrow arriverà nelle sale il 26 giugno 2026 e sarà il secondo film del DCU, di conseguenza l'universo avrà un solo film in uscita nel 2025, Superman. Ella Parnell è entrata nel cast del film The Scurry, un horror su una guardia di un parco alle prese con la propria sopravvivenza contro degli scoiattoli assassini, sì. In fase di scrittura la terza stagione di House of the Dragon per HBO. Ufficialmente in sviluppo un film spin-off di John Wick su Kane di Donnie Yen, le riprese inizieranno a inizio 2025 ad Hong Kong e la storia partirà subito dopo il quarto capitolo su John Wick. Ufficialmente in sviluppo un nuovo film di High School Musical per Disney Plus, l'obiettivo sarebbe quello di riportare Zac Efron nel ruolo di Troy Bolton. Adam Sandler tornerà ufficialmente nel sequel di Happy Gilmore per Netflix, mentre sempre sulla stessa piattaforma arriverà la seconda stagione di Squid Game a dicembre. Il problema dei tre corpi è stata rinnovata per degli episodi aggiuntivi per concludere la storia. In sviluppo una serie spin-off dei Thundermen con protagonisti solo i personaggi dei gemelli Max e Phoebe alle prese con una missione sotto copertura. Il sequel di Five Nights at Freddy's arriverà nelle sale in America il 5 dicembre 2025 ed Emma Tammy tornerà alla regia del film. Megan 2.0 è stato rimandato al 27 giugno 2025. Shogun, invece, è stata rinnovata per una seconda e una terza stagione da Disney+. Il sequel di Black Phone è stato rimandato al 17 ottobre 2025 perché la sua data originaria era quella che adesso è occupata da Megan 2.0. GTA 6 ha ufficialmente una data d'uscita, o almeno un periodo d'uscita, autunno 2025. E non so voi, ma io non vedo assolutamente l'ora. Si sono concluse le riprese del remake live action di Dragon Trainer in arrivo in America il 13 giugno 2025. Cillian Murphy tornerà ufficialmente in 28 anni dopo, anche come attore e non solo come produttore esecutivo, come già detto anche nell'altra Nerd Suit, che ovviamente trovate sul canale. E infine, cancellata da Prime, la serie live action su Silk. Sony, al momento, è alla ricerca di nuove produzioni per il progetto. I seguenti sono solamente rumor, nulla di confermato. In sviluppo un remake del primo Resident Evil. Le riprese di Booster Gold, una delle prime serie del DCU, potrebbero iniziare l'8 luglio 2024 e si pensa anche che l'attore per il ruolo sia già stato scelto. In molti vorrebbero Chris Pratt anche a causa della sua dichiarazione di qualche giorno fa in cui spiegava che sicuramente tornerà sia come Star-Lord, sia si farà vedere anche dall'altra parte, nel DCU, con James Gunn. E per chiudere sembra che Disney sia interessata ad Austin Butler ed Aileen Steinfeld per il reboot dei Pirati dei Caraibi, che secondo altre voci dovrebbe già avere in previsione ben due film con un cast di protagoniste femminili. Ma ragazzi, ecco qui la Nerd Suit di questa settimana, io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine di questo video, vi ricordo che in descrizione, oltre al mio profilo Instagram, luogo originario di questo format, trovate anche i link degli altri miei social come TikTok, Twitter, Letterboxd e tanto altro, e anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate diversi design che stanno scorrendo adesso sullo schermo, e vi ricordo che se al momento del pagamento inserirete il codice ILPENSIERO4 avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e queste calze vi costeranno 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. In descrizione c'è anche il link del Fantasia Store dove potete trovare Lego, Funko Pop, giochi in scatola, giochi di carte, carte collezionabili e tanto altro. Vi ricordo il codice ANDRI5 per avere un 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati in principio. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!